per i rifugiati e per gli italiani beneventani che non ce la fanno più a resistere a questa situazione di crisi economica che sta colpendo tutti, perché siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti nella stessa situazione e soltanto tutti insieme, soltanto con l'unità tra immigrati, autoctoni, studenti, precari, disoccupati, lavoratori, possiamo uscircene da questa situazione, tutti quanti insieme uniti. Per immigrati e rifugiati che scappano dalle proprie terre non per vacanza, non per piacere, ma perché in quelle terre c'è un'estrema povertà, c'è un estremo degrado e in molte situazioni ci sono guerre che ancora oggi fanno morire migliaia e migliaia di persone, e tutti quanti esseri umani sarebbero pronti a scappare da queste situazioni. Anche noi italiani, subito durante la guerra mondiale e nel dopoguerra, siamo stati costretti a lasciare l'Italia per andare in Germania, Sud America, in Sudafrica a trovare condizioni di vita migliori. Oggi sta succedendo la stessa cosa in un'altra parte del continente. Quindi a chi scappa da guerre, fame e povertà sarà sempre benvenuto in questo paese, sempre benvenuto. Ma non ci basta soltanto la solidarietà. Per queste persone c'è bisogno di un permesso di soggiorno subito. Siamo stanchi che le commissioni territoriali impieghino mesi, mesi, addirittura anni per ascoltare queste persone e dargli un permesso di soggiorno, che la questura blocchi i permessi di soggiorno per questioni tecniche, quando invece il diritto all'asilo, il diritto alla protezione è un diritto che va dato subito e i tempi devono essere brevissimi, perché senza permesso di soggiorno non si può vivere. Senza permesso di soggiorno non si ha un'esistenza, non si possono avere i diritti, non si può fittare casa, non si può trovare un lavoro regolare e spesso si finisce nell'irregolarità. È ciò che dobbiamo evitare. Di fronte a questa spirale di violenza, poi, per quello che è successo a Firenze o quello che è successo qui a Benevento, pensiamo che non dobbiamo cadere nella logica violenza contro violenza. Non serve a niente, non ha portato niente in passato, ma dobbiamo costruire politiche sociali, una resistenza sociale, dobbiamo seminare in tutti i terreni, in tutti i quartieri popolari, quella ricomposizione sociale che dà diritto alla casa, dà diritto al lavoro, dà diritto al reddito, dà diritto a una vita dignitosa, attraverso vertenze e sfidando chiunque. Queste elezioni elettorali ci hanno portato un nuovo scenario. Ebbene, noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Sfideremo chiunque salirà al governo, sfideremo il governo regionale. Perché mai come in quest'epoca, in questi anni, non possono risponderci, i soldi non ci sono per tutti, i soldi non ci sono per gli italiani, figuriamoci per gli immigrati. Non è vero, non è vero, noi non ci stiamo a queste bugie, a queste menzogne. I soldi ci sono, la regione Campania gestisce milioni e milioni di euro che vengono dalla comunità europea, soltanto che non sanno spenderli, non li spendono per chi veramente ha bisogno, ma soltanto per favorire compagnia bella, per prendersi voti e andare avanti loro stessi. Noi quindi vogliamo spezzare questa logica e stiamo costruendo una grossa vertenza regionale che ci porterà in piazza nel mese di maggio, dove sfideremo la regione ad incrementare il reddito di inclusione, ad incrementare le politiche sociali. Quindi tutti quanti insieme lottiamo e usciremo da questa situazione di crisi per vincere e stare uniti. Grazie a tutti. Abbiamo deciso di scendere in piazza a fianco dei fratelli migranti perché crediamo che dalle scuole che si deve iniziare a combattere il razzismo e dalla nostra generazione che dobbiamo iniziare a parlare di antirazzismo, di antifascismo, perché non possiamo permettere che il razzismo attacchi nella nostra società e nella nostra generazione. Solo parlando di antirazzismo nelle scuole possiamo iniziare a fare un percorso contro il razzismo in questa città, dopo che abbiamo visto aggredire un ragazzo gambiano senza alcun motivo per strada.
giornata. Ci siamo indignati anche noi studenti ed è per questo che abbiamo deciso di aderire a questo sciopero. Perché vediamo che non sia il colore della pelle a definire se una persona sia diversa o meno da noi. Non sia il colore della pelle a definire una persona inferiore a noi. Non è possibile che nel 2018 si ragioni ancora che